Mancano solo 20 giorni a Natale, incredibile quanto va veloce il tempo, ma io scommetto che quest'anno uno dei regali più diffusi sarà l'assistente vocale. Tutti vorremmo piazzare un assistente vocale a casa di un amico, di un parente, magari a casa nostra, no? Approfittando di quei regali che si fanno agli altri per poi usarli un pochetto anche noi stessi. Però quale scegliere tra Google Assistant, e quindi uno dei dispositivi Google Home, o Alexa di Amazon, e quindi uno dei dispositivi Echo? In realtà la scelta dipende molto da quello che dovete fare e dal tipo di persona a cui proprio volete regalarlo. Vediamo. Allora, io uso Alexa e dispositivi Echo da giugno perché ho fatto parte del programma beta tester, no? Vi ho già fatto un video con tutti i dettagli, andate a vedere quel filmato per maggiori informazioni. Però da un mese ho integrato a casa anche Google Home Mini, approfittando di un'offerta di Google che dava per soli 36 euro lui più una Chromecast 1080p 60 frame per secondo, l'ultimo modello, no? La vedete alle mie spalle. I prezzi sono simili, almeno quelli di listino. Si parte sempre da 49-50 euro per le versioni più semplici, che comunque vanno benissimo per iniziare assolutamente. Poi, se vi piace l'idea, se li utilizzate, allora potete integrare qualcosa di migliore, con un audio migliore, con più funzionalità. Ma per partire, questi qua da 50 euro vanno benissimo. Mi sono fatto una lista di pregi e difetti e inizio a parlarvi dei motivi che vi dovrebbero portare a scegliere un Google Home Mini. Allora, soprattutto è una questione di servizi. Mi spiego meglio. L'assistente di Google usa ovviamente i servizi Google per la ricerca, usa Maps per indicarvi le indicazioni del traffico, per indicarvi il percorso, per darvi queste informazioni qua, e soprattutto usa Chromecast e Android TV per farvi gestire la televisione. Quindi io con Google riesco ad accendere, a spegnere la televisione, a gestire con i comandi vocali la riproduzione di un video YouTube sempre sulla televisione, e lo stesso posso fare con Netflix. Per quanto i comandi abbiano bisogno di una certa precisione per essere interpretati nella maniera corretta, però con Google Home avete un controllo di questi dispositivi multimediali che è migliore. Inoltre Google richiede due parole per l'attivazione, ok Google oppure Hey Google, e questo, diciamo, riduce parecchio il rischio di attivarlo per errore, no? Con Alexa invece capita che magari voi nominate la vostra amica Alessia e ecco che Alexa si illumina. Con Google questo non mi è mai successo. Inoltre Google Assistant ha una gestione migliore del multiutente, della multiutenza, e questo è importante soprattutto se avete delle persone a casa a cui volete dare la delega di gestione di alcuni dispositivi. Insomma, potete fare queste cose con molta più precisione, molta più profondità, cosa che su Alexa invece in questo momento ancora non è possibile. E poi Google ovviamente vi conosce di più. Se avete un telefono Android e se usate Google sul PC, diciamo sul vostro account Google, è tutto già pronto, già sincronizzato, ha già i vostri dati nel proprio cloud, e questo è un bel vantaggio quando andate ad interagire con questi servizi, no? In fin dei conti, in linea di massima, Google Assistant è un assistente vocale migliore. In questo momento ci sono i limiti, tra un attimo ne parleremo, però alla lunga credo che sia un assistente vocale con più prospettive di adattarsi ai vostri bisogni. Ok Google, accendi la TV. Ok Google, metti un video YouTube di HDBlog. Ok, carico video YouTube di HDBlog da YouTube su Chromecast. Ok Google, metti Stranger Things da Netflix. Stranger Things da Netflix su Chromecast, certo. Ok Google, spegni la TV. Di contro Alexa è uno strumento migliore per la gestione dei dispositivi, per i comandi di casa, per la domotica, per queste cose qua. Ma non è solo una questione tecnica, è anche una questione di interazione vocale. La voce femminile di Alexa è studiata in una maniera molto più profonda e professionale, secondo me, rispetto a quella di Google. Google ha una voce molto secca, una voce maschile, tra l'altro poco profonda, con pochi bassi, poco spaziale, è una voce fastidiosa secondo me quando vi comunica che non ha trovato una risposta. È una voce che davvero vi dà fastidio. Non so se è soltanto un problema mio, ma io preferisco di gran lunga la voce, i toni caldi di Alexa. Mi chiamo assistente Google, un nome e un destino. Ogni volta che qualcuno fa il troll, una parte di me muore. Mi dispiace, non ti posso aiutare.
Purtroppo non trovo la risposta alla domanda. Ok, Google. Se mi chiami con quel nome, non posso rispondere. Vuoi che ti chiami con quel nome e non posso rispondere, è corretto. No. Anche qua c'è tutto uno studio tra attenzioni alle voci femminili e attenzioni alle voci maschili, però andando avanti, ancora a vantaggio dei dispositivi Echo di Amazon, ci sono i tasti, no? I tasti fisici qua per alzare il volume, attaccare o staccare il microfono e via dicendo. Su Google Home Mini invece avete un sistema a sfioramento che insomma è sempre meno intuitivo del tasto, c'è poco da fare e soprattutto per disattivare il microfono dovete premere il pulsante che è sul retro, è un po' più scomodo. Qua invece su Alexa passate, l'anello diventa rosso, voi a colpo d'occhio capite che non sta ascoltando le vostre conversazioni, è molto più intuitivo, assolutamente. Inoltre questo Echo Dot suona molto meglio rispetto a Google Home Mini, se lo dovete prendere per la musica ha anche l'integrazione con più servizi. Ci sono altre cose poi come il supporto agli audiolibri, come le 50.000 passa skills che vengono veramente aggiornate ogni giorno, come il drop-in, cioè la possibilità di inviare messaggi tra dispositivi Echo, no? Anche se non siete fisicamente presenti là, e questa è una cosa che c'è anche un po' in Google, però è un pochetto più limitata in questo momento assolutamente, soprattutto perché Google in Italia ancora non supporta quello che potrebbe essere il suo grande vantaggio, ovvero la possibilità di fare delle chiamate, no? Usando il telefono, quindi dire ok, chiama quella persona e fare una chiamata in viva voce sarebbe assolutamente buono. In realtà uno dei vantaggi strategici, almeno al momento, di Amazon rispetto a Google in Italia è questo qua, Echo Spot. Vedete un Echo con un display da 2.5 pollici, display touchscreen che mi può mostrare informazioni, no? Contestuali a quello che sto chiedendo ad Alexa, che mi può permettere di gestire, no? Vedete qua le lampadine o gli altri strumenti, che mi permette comunque di avere un pannello di configurazione touch. Immaginatelo come un piccolo tablet, no? Integrato qua all'interno di un dispositivo Echo, e che comunque è un dispositivo Echo come tutti gli altri, e quindi con i tasti di controllo, con i microfoni, con il jack dietro di uscita, quindi per farlo suonare da un'altra parte, comunque con il Bluetooth per usarlo come se fosse uno speaker esterno. Ora, questo Echo Spot costa 129 euro, quindi è una cosa un pochetto più raffinata rispetto ai modelli basilari, però aggiunge l'informazione video ai contenuti audio ed è una cosa abbastanza importante, perché rende tutto ancora più semplice. Ad esempio, Alexa, che tempo farà nel weekend? Pincia, non sarà un weekend piovoso. Sono previste precipitazioni. Oppure, Alexa, scattami una foto. Scorri verso sinistra per gli sticker. Salvataggio su Prime Photos in corso. Avvia una videochiamata con Riccardo Palombo. Sto chiamando. Ora, questo tipo di interazione, no? Vedete questa aggiunta del video all'audio, è chiaramente una killer app in questo momento. Immaginate magari questo dispositivo a casa dei vostri genitori o di persone anziane che non hanno proprio praticità con l'informatica. Voi basta che registrate i contatti sull'app Alexa, no? E a quel punto, lui è in grado, no? Di far partire le chiamate, di gestire queste cose qua in una maniera molto molto pratica. Inoltre è un'ottima sveglia, se la mettete in camera vi gestisce la sveglia nel modo più smart possibile, assolutamente. E poi la cosa che mi piace poco è la fotocamera, no? Avere una fotocamera sempre attiva a casa, è vero che può essere anche un discorso di sicurezza perché si può attivare dal remoto, ecco, quindi voi potete vedere da fuori cosa c'è dentro, però io preferisco insomma non vivere con una fotocamera puntata, diciamo in faccia o in una zona così di casa, no? Assolutamente. Quindi, per chiudere, se dovete regalare un assistente vocale a una persona che non ha tanta pratica, magari i vostri genitori, magari una persona che non ha, no? Proprio una passione per la tecnologia e queste cose qua, io credo che un Echo e una Alexa sia migliore, più intuitiva da mettere a casa, la mettete là, magari ci abbinate insieme un abbonamento Spotify e con 100 euro avete fatto un regalo meraviglioso che andrà avanti per davvero mesi e sicuramente vi ringrazierà la persona a cui è stato donato. Mentre Google Home Mini, gli assistenti di Google, ecco,
possono essere più comodi a chi ha già un set di accessori Google, magari ha una Chromecast, magari ha una TV Android TV, magari, anzi, assolutamente meglio se ha uno smartphone Android, chi è un appassionato di queste cose, magari chi ha un ragazzo a casa o chi è un programmatore e quindi vuole anche integrare qua il proprio codice con Google Assistant, insomma, una soluzione un pochetto più ricercata. I prezzi sono simili, ripeto, ma come vi ho detto all'inizio video, aspettate ancora un paio di settimane per acquistarli, perché secondo me arriveranno delle offerte di Natale, dai, assolutamente. Diciamo, le diamo un po' per scontate. Maggiori informazioni comunque su quanto vi ho appena detto le trovate online su hdblog.it.